esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio, rotazione con pugno alto. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, jumping jack. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Squat a parete. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Le ginocchia non devono superare le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non piegare la testa. Aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non piegare la schiena o sollevare troppo il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Per riuscirci, mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Plank alta con scalata veloce.
5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Crunch cross. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via. Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Camminata con le mani. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, step up. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, sostituisci la sedia con un oggetto più basso. Non piegare o inarcare la testa durante il movimento o rischi di perdere l'equilibrio. Puoi aiutarti guardando un punto fisso avanti a te durante tutta l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, squat più passo laterale. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno alto. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Flessione per tricipiti. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega le gambe a 90 gradi e poggia le piante dei piedi al pavimento. Fai attenzione a non allargare i gomiti mentre porti giù il busto per non sforzare le articolazioni delle braccia. Mantieni gli addominali in contrazione durante tutta la durata dell'esercizio per stabilizzare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop.
Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Plank bassa. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Running jack. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena. Quando sollevi la gamba, il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Tocco delle spalle in plank. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non ruotare il bacino per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1. Stop!
Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento a bacino. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!